poi ho terminato anche, qua tutto un po' sporchetto, questo bagno doccia della Sobioetic, e biologico, dunque questo è dunque bagno doccia al latte d'asina, ricercavo l'italiano. Mi è piaciuto tanto, questo è da 300 ml, mi è piaciuta tantissimo la profumazione, è anche molto idratante, non dura tantissimo la profumazione, però mi piace. E, tra l'altro l'ho preso da Carrefour, scontato, e ne ho approfittato e ne ho preso qualcuno, adesso magari chissà. Proverò a ripassare, ma non so se lo troverò ancora in offerta, perché insomma costano abbastanza questi. E mi sembra che l'ho pagato più o meno sui 3 euro. E infatti poi ne ho prese anche altre profumazioni. Poi ho terminato anche questo sapone mani e viso Alte Verde della marca Biolis Nature. E 98% di ingredienti naturali, e biologico, l'avevo preso da Tigotà, sì, da Tigotà, e, però questa linea non è che mi piace tanto, non mi attira molto. Sono dei prodotti un po' liquidi, le profumazioni durano pochissimo. Poi tra l'altro questo non è male come profumazione, sì, non è male, però si sente proprio appena appena. Comunque non so se riprenderò altro di questa marca. Non ho provato gli shampoo, perché allora quando li avevo presi non c'erano ancora, e non so, fatemi sapere se voi di questa marca Biolis Nature avete provato gli shampoo e se sono buoni, magari posso provare anche quelli, però non mi ha convinto come marca. Poi ho terminato un'altra base Cotte, questo è il gel base Cotte della Essence, che mi piace tanto perché mi fa durare molto di più lo smalto, molto di più, insomma qualche giorno di più. E, rispetto alle altre basi, però ho un problema che dura pochino, perché appena arriva a metà confezione diventa colloso e si riesce a utilizzare poco poco. Comunque insomma, per quello che costa è buono. Poi ho terminato anche questo shampoo dolce metà della Lush. Questo è uno shampoo straordinario, ce n'è ancora un po' e mi piace tantissimo. Ho utilizzato per parecchio tempo, veramente per tanto tempo, perché ne basta pochissimo, insieme a quello della Sien alla pesca, o al mango, mi sembra la pesca, e insomma quello alla confezione arancione, super economica, che si trova da Lidl, e insieme ho utilizzato anche questo. Mi piace tanto per la profumazione, intanto perché contiene neroli, non lo so, forse neroli, e mi è piaciuto veramente tanto. Io lo utilizzo quando uso l'Enè, che l'Enè ha una profumazione un po' non tanto buona, e le volte successive diciamo che nasconde un po', perché questo è super profumato. Ad usarlo così, come dice da qualche parte, forse lo dice anche qui, non è che mi faccia impazzire, perché ha un odore molto forte, ricorda un po' forse la birra, però quando si vanno a lavare i capelli è super super profumato. Il problema è che costa un po' tantino. Questa è la confezione grande da 330, ma c'è anche quello più piccolo, forse da 100 ml, e mi sembra che costi sui 11 euro.
e questo forse non mi ricordo, comunque so che costa tantissimo, per uno shampoo costa veramente tanto, però ne basta poco, una noce proprio. Io lo allungo un po' con l'acqua e veramente fa tanta schiuma ed è super profumato, lascia questi capelli profumatissimi anche il giorno dopo averli lavati e mi piace veramente tanto. Non so, magari me lo faccio regalare al mio compleanno, non lo so. Comunque ottimo prodotto, poi lascia i capelli lucidi, morbidissimi, soffici, veramente, boh, non dico altro perché è troppo buono. Poi ho terminato ancora questo dentifricio della marca Sensodyne, e questo ne avevo già presi altri e mi piace. Anche questo, quando trovo qualche offerta, ne prendo un pochettino. Poi ho terminato ancora questo shampoo Bio K, no, che Bio K, Bio Q, e capelli grassi e forfora, che ho utilizzato insieme ai miei figli. Dunque, azione riequilibrante, vitalizzante, zero paraffina, oli minerali, zero slats, zero siliconi, zero parabeni, zero PEG, zero SLS. Una confezione da 250 ml è molto buono. Io faccio fatica a trovare questa marca qui, so che si trova in molti supermercati, ma qui l'ho preso, l'avrò presa forse da Carrefour, però c'è solo questo qui antiforfora e mi è piaciuto molto, anche i figli è piaciuto molto. Io l'ho utilizzato pochino, però faceva una bella schiuma, sgrassava molto i capelli e la profumazione anche è molto buona, c'è un po' di pomentolata, però non è di quelle molto forti, è una profumazione delicata e anche questo mi è piaciuto molto. Ultimo prodotto è questo doccia schiuma fior di loto, questo è candido, giardino dei sensi, che avevo già utilizzato un'altra volta, mi è piaciuto, l'ho ricomprato, è profumatissimo, la profumazione è veramente buona e boh, ne ricomprerò altri. Ho preso anche il profumo di questo fior di loto candido che mi ha consigliato Rossella e mi piace, adesso ho appena iniziato, però mi piace. E basta, i prodotti sono terminati. Saluto Manuela, mi raccomando, andate a vedere anche il suo video e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mi raccomando. E niente, fatemi sapere se avete provato uno di questi prodotti, 1, 2, 3, non lo so. E se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!